19 i candidati che fanno parte della lista infermiere insieme per il futuro, 15 candidati per il consiglio direttivo, 3 per l'incarico di revisori dei conti e 1 per quello di sindaco supplente. Il 18, 19 e 20 novembre infatti si svolgeranno le votazioni per il rinnovo degli organi collegiali dell'IPASVI della provincia Nissena. 7 le donne nella lista che presenta candidati che provengono da vari presidi ospedalieri e da diverse realtà, comprese quelle private, presenti sul territorio, appartenenti a diversi ambiti professionali e tipologie contrattuali. Tra i vari obiettivi della lista, la promozione e valorizzazione della professione infermieristica o ancora la formazione gratuita. Il tutto si racchiude in questo slogan che abbiamo voluto dare a questa lista, Insieme per il futuro. Siamo 19 infermieri colleghi, all'interno di questa lista per la prima volta abbiamo un terzo della presenza delle donne, abbiamo per la maggior parte tutti i nuovi elementi, per la prima volta ci affacciamo pure io ad poter entrare all'interno di questo IPASVI e credo che la cosa più importante che dica questo slogan, appunto, Insieme per il futuro, noi infermieri anziani dobbiamo consegnare questo testimone del cambio generazionale ai colleghi giovani, perché loro ne hanno tutto il sacrosanto diritto, perché sono loro il futuro, non noi. Credo che nell'ultimo periodo, da un decennio a questa parte, la figura del professionista della salute, quale l'infermiere, non sia stata promossa per quello che è. Ricordiamoci che oggi i ragazzi, per essere infermieri devono avere un diploma di laurea in scienze dell'infermieristica, sono dei grandi professionisti. Abbiamo all'interno della nostra struttura dell'IPASVI, quindi della nostra provincia, dei grandi professionisti che ci invidiano le altre strutture, tant'è che li chiamano per fare corsi di formazione ad altri colleghi ancora. E noi, pur avendoli, a volte non riusciamo a valorizzarli. Ecco, questo è uno dei primi obiettivi. I nostri obiettivi sono diversi. Io ne cito soltanto qualcuno, come l'apertura all'interno dell'ASPE degli ambulatori infermieristici. Questo per garantire un'assistenza all'esterno delle persone ammalate che hanno diritto di averne, che questa manca all'interno dell'ASPE. Importante perché si possa dare anche una svolta a quella che è l'assistenza infermieristica anche sul territorio e all'interno dell'azienda nostra stessa. La caratteristica è quella che i candidati che sono racchiusi in questa lista comprendono tutta l'ASPE nel suo territorio, non soltanto ospedaliero ma anche territoriale e anche liberi professionisti.